Allora, buonasera. Sera. Quanto è importante avere un portiere che gioca con grande autorevolezza e soprattutto un mister che chiama un gioco di squadra così compatto, così unito, dove sia difensori che attaccanti sono protagonisti di entrambe le fasi? Grazie. Beh, avere un portiere così è importante perché dà anche molta sicurezza a te difensore. Sai che comunque anche in fase di possesso puoi sempre giocare la palla, sei tranquillo. Lavoriamo tanto in settimana anche su questo, con il mister in fase di non possesso, in fase di possesso per la sicurezza dietro del reparto. Giuseppe Amato, il resto del calcio. Davide, ci racconti un po' la tua estate, perché a un certo punto sembrava dovessi lasciare Castellammare, poi hai fatto tra virgolette innamorare mister Colucci, il campo ti dà ragione, sei ormai per adesso un titolare di questa squadra che è oggettivo, perché hai giocato tutte le partite. Raccontaci un po' proprio l'excursus dall'estate fino ad oggi. Beh, sono partito in ritiro il 18 luglio, che ero quasi fuori. Ho detto al direttore prima del ritiro, ho detto io vengo in ritiro, lavoro, non disturbo il lavoro del mister e poi quel che sarà sarà. Ogni giorno lavoravo sempre di più, sempre di più, sempre di più, finché ho capito che forse c'era la possibilità di rimanere a Castellammare e l'ho voluta sfruttare al 100%. Quindi ringrazio innanzitutto il mister per avermi dato la fiducia, ma anche la società, i direttori e i presidenti, per non solo insomma di avermi fatto rimanere, ma comunque anche di allungare un altro anno di contratto. Quindi è partita così e così, ma è finita alla grande e sta andando ancora meglio. Poi è stata la chiave di svolta. Non ho capito, scusami. Non lo so, sinceramente non so, io ho lavorato duramente, forse mi sono fatto, sono arrivato molto bene in ritiro e forse questa cosa ha pagato, però non so sinceramente cosa, forse al mister piacciono le mie qualità da difensore, non lo so, però comunque sono stato molto contento di tutta l'estate e di queste quattro partite, che però è solo l'inizio e c'è ancora tanto, tanto da fare. Davide Soccavo, Stabia Channel. È vero che l'incontro si è deciso nel primo tempo, ma nel secondo si è vista la grande quest'altra, soprattutto perché è stata in grado di gestire le ripartenze del Monopoli. Ecco, come appunto hai saputo gestire le energie in fase difensiva e cosa vi ha detto il mister durante l'intervallo, soprattutto per non abbassare la guardia? Beh, oddio, si è conclusa nel primo tempo? No, perché comunque davanti c'era una squadra che con giocatori validi. E la differenza l'ha fatta che secondo me al secondo tempo abbiamo difeso la squadra. Tutta la squadra ha dato una grande mano, a partire dagli attaccanti, gli esterni, le mezzale, Berardocco. Quindi abbiamo lavorato tutti insieme per portare a casa questa vittoria che era fondamentale, perché venivamo da una sconfitta in casa che ancora fa male, sinceramente brucia per come è venuta, e quindi ci tenevamo a portare a casa i tre punti e poi soprattutto a non prendere gol, quella è la cosa più bella. Natale Giusti, Vicente. Ciao Davide, buonasera. Buonasera. Volevo chiederti, dal punto di vista prestazionale tuo, cosa è cambiato rispetto allo scorso campionato, quando probabilmente qualche infortunio di troppo ti ha tarpato un po' le ali, ma oltre a questo, anche da un punto di vista tattico, magari con i due mister che si sono avvicendati nella scorsa stagione, cosa è cambiato per te in meglio ovviamente con Colucci? Perché oggi grande prova, ma anche nelle precedenti partite, tutte prove molto molto al di sopra della media. Tant'è vero che sei un inamovibile ormai del settore difensivo. Beh, no, non mi piace parlare così, perché comunque oggi in panchina c'era il capitano che cioè, è comunque... Non lo conosco io, ma c'è una carriera che parla per lui, però non lo so, forse, ripeto, mi sento molto più fiducia rispetto all'anno scorso, non che l'anno scorso era colpa degli allenatori, ma è sempre colpa mia. Ero partito comunque giocando l'anno scorso con Novellino a 3, anche dopo con Mister Sottili giocando a 4 avevo fatto qualche partita, e poi dopo comunque diciamo da gennaio che non ho più giocato, comunque la squadra
faceva bene, c'erano difensori validi e comunque ho fatto il mio. Non ero scarso l'anno scorso, non sono un fenomeno ora, però, cioè, ripeto, come ho detto prima, ho lavorato molto duramente e con la fiducia si lavora ancora meglio, quindi cioè, aver sentito la fiducia da parte dei direttori, da parte del mister, ha fatto tanto. Mario Vollo, 9-100. Ecco, due partite con il capitano Tonucci e due con Caldure. Se dovessi dire con chi ti trovi meglio, ma non perché magari uno è più forte l'altro, perché magari è più congeniale le tue caratteristiche delle due, con chi ti sei trovato meglio? No, ma guarda, è uguale, cioè noi, cioè, veramente in settimana lavoriamo molto molto bene durante la settimana nella fase difensiva. Il mister è molto un martello, ecco, come si dice, sulla fase difensiva. Quindi ho giocato le prime due partite a sinistra e le ultime due a destra, dove mi mette gioco, ecco, sia con Caldore che Tonucci non fa differenza, no? C'è anche il Mercati, che è un ragazzo che sta crescendo, che è molto valido. Giacchino Roberto Di Maio, Megapress. Ecco, anche sulla base della passata stagione, perché gran parte degli interpreti, bene o male, sono gli stessi, a parte anche Maggioni, ecco, queste prime partite, a parte tu e lui, sono notati gli altri interpreti, Mignanelli dell'Orfanello, Tonucci Caldure, eppure comunque l'assetto è stato abbastanza solido, se vogliamo, le due azioni della Tunis. Quanto c'è del gruppo che si è venuto a creare nella compattezza e quanto invece del lavoro? Ecco, dicevi che mister Colucci è un martello per questa amalgama che vi rende comunque sempre validi, a prescindere da chi gioca. Ma il mister fa sia un martello per quanto riguarda il campo, cioè il lavoro tattico, tecnico, difensivo, ma anche sul gruppo, è molto attento ai comportamenti di tutti. E noi siamo veramente un bel gruppo, chi gioca e chi non gioca non sono frasi fatte, perché comunque l'avrete sentito un miliardo di volte, però è veramente così, cioè, io oggi ho giocato, vedere, ecco, anche il capitano che si sta scaldando, che ti chiama e ti dice situazioni tattiche che magari a te servono in quel momento in campo, cioè, penso che sia una cosa bellissima, quindi è una coesione che sta andando per adesso molto bene. Vincenzo Esposito, il Corriere. Ma io, diciamo, ti conosco adesso, diciamo, quindi ho poco da, perché non mi piace, come posso dire, non do giudizi da questo punto di vista, però mi piacerebbe sentire invece di Castellammare, per te hai un programma di rimanerci a lungo, pensi? Guarda, io quando quest'estate mi era stato detto che dovevo andare via a inizio ritiro, mi è dispiaciuto molto, perché comunque era passato un anno dove avevo giocato poco e sapevo che magari potevo lasciare Castellammare senza aver fatto vedere il vero me. E invece quando ho avuto la possibilità di rimanere sono stato molto felice, perché penso che questa piazza è veramente una piazza che merita tanto. Sì, in passato ha avuto giocatori importanti che ora sono anche in nazionale, come Provedel, e ce ne sono passati tanti, quindi non lo so quello che succederà fra sei mesi, fra un anno, fra due. Ora voglio pensare adesso, perché il calcio è bello e brutto, in due mesi sei un fenomeno e due mesi dopo sei scarso e ti mandano via. Quindi io voglio pensare adesso a godermi il momento, a godermi anche la gente, che è veramente bello, e continuare così senza pensare avanti. Grazie a tutti. Grazie.